Oggi spaghetti? Sì, però di gelato. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi ho sostituito il mio sous chef, non è Gabriele, ma è Marta, la mia amichetta. Saluta gli amici di Due Cuori Una Cappa. Oggi faremo gli spaghetti, però Marta non li vuole di pasta, li vuole di gelato. E allora, per i nostri spaghetti di gelato occorrerà del gelato alla vaniglia, dello sciroppo, io ce l'ho all'amarena ma va bene anche di fragola o qualunque marmellata rossa, e della farina di cocco. Più grossolana è, meglio sarà. Per fare i nostri spaghetti utilizzeremo un bello schiacciapatate. Cominciamo subito. Ma lascia che si scioglie. Se no si scioglie il gelato. Intanto prepariamo tutto. Apriamo il cocco, così siamo pronti. Allora, come prima cosa apriamo il nostro gelato. Ma già ci ha messo mano. No, assolutamente, è soltanto una tua piccola impressione. Allora, questo gelato è buonissimo, lo trovate alla Lidl, è spettacolare. Prendiamo una bella palla di gelato e la mettiamo nel nostro schiacciapatate. Grazie, mamma della piccola Marta. C'è la mia amica Daniela, salutiamo, salutiamo. E adesso è ora di calare la pasta. Giriamo. No, vabbè. Voilà. Sei a dieta o ne vuoi ancora un po'? Facciamone un altro po', dai. Poi ce lo mangiamo in due. Anche perché sono tipo 4 gradi, che da noi ci sono 33 gradi. Esatto, noi stiamo andando molto veloci perché qui se no poi perdiamo anche la forma della pasta. Ok. Benissimo. Vabbè, il concetto l'abbiamo capito. Poi adesso una bella, lo sapevo che era chiuso. Li vogliamo con la salsa questi spaghetti, giusto? Giusto. E allora un bel po' di salsa. Voilà. E il parmigiano, se no che italiani siamo, col cocco un bel po' di parmigiano. E i nostri spaghetti di gelato sono pronti, i nostri gelati anni 80 su Due Cuori e Una Cappa. Noi ci vediamo dopo le foto. Vuoi apparire? Lei è Daniela. Benissimo. Bene, qui è sabato sera, voi lo vedrete domani questo video. Ci vediamo e con Ombretta vi rivedete al prossimo video. Ciao.